Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video sul mio canale. Come vi ho preannunciato nel video di ieri, pagellone finale della stagione dell'Inter. Andrò a fare un pagellone finale per tutta la squadra, ragazzi. Vedremo poi nel corso del video se riuscirò a farvelo tutto o se magari ve lo divido in due per, appunto, come già detto ieri, non asciugarvi troppo, però appunto per cercare di fare il più presto possibile. Direi di partire subito dal nostro capitano Samir Handanovic. Io gli ho dato, raga, ce li ho qua, raga, perché sennò davvero non me li ricordo tutti. Handanovic, nostro capitano, io gli ho dato un bel 7, ragazzi. 7 perché comunque è stato molte, molte volte decisivo. Comunque ricordiamo che in Serie A l'Inter è stata la miglior difesa, per cui grande merito va sicuramente ad Handanovic. Poi è vero, qualche volta magari soprattutto nel post-lockdown è sembrato a volte un po' insicuro, però comunque ragazzi ci ha salvato il culo davvero tante volte Samir Handanovic. Secondo me un bel 7 se lo merita e se lo porta a casa. Secondo portiere, raga, Padelli. Padelli, raga, Padelli 5,5, non arriva alla sufficienza padellone perché, raga, cioè io non è perché gli voglio male, ma purtroppo il problema non è tanto colpa di Padelli, la colpa è della società che non ha trovato comunque, non abbiamo avuto un secondo portiere quest'anno e quando c'è stato il momento del bisogno, Padelli si è fatto trovare decisamente impreparato, ragazzi. Nel derby ha fatto due cappelle clamorose anche con la Lazio. Padelli, raga, 5,5. Berni, raga, Berni, uomo spogliatoio senza voto, raga, perché che voto gli devi dare a Berni? Berni è solo uomo spogliatoio. Io gli darei però un 10 morale per le 0 partite giocate e le 2 espulsioni prese. 10 morale a Berni, ma voto alla fine senza voto, ovviamente, perché non gli si può dare un voto. Portieri finiti, raga, passiamo ai difensori velocemente. Se procedo così, penso di riuscirvi a fare tutta la squadra. Difensori. Partiamo da Diego Godin. Diego Godin è arrivato quest'estate, si pensava potesse dare una forte mano alla difesa dell'Inter, secondo me ha alternato ottime prestazioni a prestazioni un po' così così, soprattutto per il fatto che anche Godin si è dovuto adattare alla difesa 3 e al modulo di Conte. Io Godin comunque ho deciso di dargli un 6, non un'insufficienza, neanche una sufficienza di quelle proprio eclatanti, un 6 a Godin che comunque ci può stare. In finale ha anche fatto gol, però diciamo che il gol aveva un po' rimediato alla cappella, al fatto che si era perso De Jong sul primo gol del Siviglia, per cui andando comunque tutto sommato, raga, Godin un 6 secondo me ci può stare. Passiamo invece al giocatore a cui ho dato il voto più alto di questa squadra, ovvero Stefan De Vrij, ragazzi, colonna portante di questa Inter da cui si deve assolutamente ripartire. Stefan De Vrij, voto 8, ragazzi. De Vrij, nulla da dire su De Vrij, davvero, stagione strepitosa, secondo me. Miglior difensore anche in Serie A, molto probabilmente uno dei migliori quest'anno. Anche in Europa ha giocato molto bene, la finale ha un po', però raga, la finale è stata una partita davvero a sé. Dovessi fare una pagella sulla finale, darei a tutti insufficienza perché davvero. Però alla fine, ecco, De Vrij, se non avesse giocato malino come ha giocato la finale, si sarebbe molto probabilmente portato a casa un 8,5 in questo video. Ranocchia 5,5, raga. Ranocchia 5,5, è vero. Per quello che ha fatto, non è che ha giocato tantissimo. Il problema, raga, di Ranocchia qual è? È che lui quando gioca, magari ti gioca anche bene, ci prova a giocare bene. Il problema, raga, che non sai mai quando ti fa la cazzata, cioè prima o poi te la fa. Prima o poi Ranocchia ti fa una stronzata. Mi viene in mente subito la partita col Genoa che abbiamo vinto 3-0. Una partita tranquilla, eravamo sull'1-0. Ranocchia da ultimo uomo fa un passaggio centrale perché era Genoa e non hanno fatto gol. Perché sennò davvero lì molto probabilmente ci sarebbe scappato l'1-1 e poi non so quella partita come sarebbe andata a finire. Quindi Ranocchia, raga, 5,5 purtroppo. Cioè Ranocchia, gli vogliamo bene però. Forse è arrivato il momento di salutarlo, se vogliamo ambire a qualcosa in più di un secondo posto in campionato. Poi veniamo a un'altra sufficienza piena, Young. Io ho deciso di dargli un 6,5 ad Ashley Young, Forever Young, perché comunque, raga, Young ci ha sorpreso tutti. Secondo me ha sorpreso tutti. Non ci aspettavamo, è arrivato a gennaio, ha fatto
ha fatto molto di più Young sicuramente di un, che ne so, un Biraghi, dopo arriveremo anche a Biraghi. Young, molto positivo Young, sono molto contento della stagione che ha fatto, gli ho dato un 6,5, sperando che si possa ripetere anche nella prossima stagione, qui grande Young. Poi, qua arriviamo a due giocatori senza voto, il primo è Asamoah, raga, che Asamoah non so, è ancora all'Inter, raga, Asamoah, non so che fine ha fatto, ha giocato le prime di campionato qualche spezzone, ma raga, davvero non mi ricordo neanche, perché è stata una stagione davvero troppo lunga, è iniziata ad agosto, finita adesso. Asamoah, raga, senza voto, non si sa neanche più che fine abbia fatto, come anche senza voto giovane Pirola, per lui solo mezz'oretta contro la SPAL, per cui è impossibile dargli un voto, però comunque ha sicuramente buone possibilità di crescita, speriamo in bene per Pirola, comunque senza voto. D'Ambrosio, voto 6, raga, Danilo D'Ambrosio, ero tentato dargli anche un 6,5 o un 6 più, perché comunque era D'Ambrosio uno che dà sempre l'anima in campo, però rimane comunque D'Ambrosio, raga, rimane comunque Danilo D'Ambrosio. In cui capite bene che non potrà mai essere un giocatore che ti dici, cavolo che bello, abbiamo uno dei terzini più forti del mondo. E rimane comunque D'Ambrosio, che sì, è un buon giocatore, fa sempre bene, si impegna sempre, però come già detto rimane Danilo D'Ambrosio. Per cui comunque voto 6, non mi sento di dare un'insufficienza, perché la sufficienza se l'è meritata a pieni voti, secondo me. Qua, raga, qua arriviamo a, come ho già detto prima, Cristiano Biraghi. Qua sono stato un po' in dubbio, raga, sono stato un po' in dubbio, perché Biraghi, il suo voto è diviso in due, perché ha fatto una prima parte di stagione davvero penosa, da schifo, raga, cioè, non lo so, è Biraghi è il classico calciatore che quando lo vedi nelle altre squadre sembra, cavolo, è bravo questo, guarda che cross che mette, poi arrivano all'Inter e non sanno più crossare. Non sanno più crossare. Comunque Biraghi ho dato un 6, perché alla fine, come già detto, ha alternato una prestazioni da schifo nella prima parte, però poi dopo il lockdown si è un po' ripreso e comunque andando a sommare fai un 5 e comunque un 6,5 nella seconda parte, lo arrotondi un po', diventa un 6 per Cristiano Biraghi. Qua arriviamo a un'insufficienza che mai mi sarei aspettato inizio anno, ovvero Milan Skriniar, raga, Skriniar. Non me ne vogliate, raga, ma Skriniar 5,5. Raga, Skriniar non è stato lo Skriniar a cui siamo stati abituati negli ultimi due anni. La difesa 3 proprio lo ha mandato, lo ha fatto, non so neanche come dirlo, raga. Non è il suo modulo la difesa 3, non è il suo modulo. E non è stato al top come ci ha abituati, appunto. Per cui 5,5. Sperando che comunque possa migliorarsi di nuovo, perché comunque Skriniar, raga, lo sappiamo, è stata una colonna fondamentale di questi ultimi due anni all'Inter, è un gran difensore, però per questa stagione ho deciso di dargli un 5,5. Bastoni, raga, Bastoni, qua è l'altra sorpresa di questa Inter di quest'anno. Bastoni voto 7, ragazzi. Bastoni, gli do 7 per la crescita che ha fatto, non tanto perché è forte, perché è ancora giovane. E deve giudicarlo la prima stagione sarebbe comunque troppo azzardato, secondo me. Lo abbiamo visto, abbiamo visto che ha delle grandi capacità, non è uno preso a caso, ci sa fare. Gli do 7 soprattutto per la crescita che ha fatto, come già detto, sperando che possa diventare davvero una colonna portante di questa Inter e del futuro di questa Inter. Poi arriviamo, raga, Lazzaro, Valentino Lazzaro, raga, c'è anche lui in queste pagelle, perché comunque ha giocato all'Inter nella prima parte, poi è stato venduto a gennaio, adesso è andato al Borussia Mönchengladbach. Comunque Lazzaro voto 5, raga. Io, come già avevo detto, andate a vedervi i video che vi ho fatto quest'estate sull'acquisto di Lazzaro, io vi ho detto, questo secondo me è un Dalbert 2.0, detto fatto, Dalbert 2.0 Lazzaro, voto 5. Siamo a 9 minuti di registrazione, raga, per cui io secondo me ce la faccio a portarvi anche centrocampisti e attaccanti, visto che non manca tantissimo. Passiamo subito ai centrocampisti. Primo centrocampista, ragazzi, Gagliardini. Gagliardini, voto 5. Voto 5. E qua, raga, ve lo faccio vedere. Vedete, qua in alto c'è scritto 5,5. Io a Gagliardini ho dato 5,5, ma ho cambiato subito adesso. In questo preciso istante voto 5, perché io penso a Gagliardini, mi viene in mente quell'errore col Sassuolo e
Basta, raga. Sorvoliamo. Gagliardini voto 5. Vesino voto 6, raga. Voto 6 a Vesino, perché comunque quando c'è stato ha fatto il suo, nulla di più, nulla di meno. Adesso è infortunato ancora, è da tanto che non vede il campo, però comunque non mi sento in danno insufficiente, per cui Vesino voto 6, sperando possa tornare, anche se non è che io abbia tutta questa simpatia per Vesino, perché non lo considero proprio un top, lo considero più un panchinaro. Da panchinaro può far bene, secondo me. Moses voto 6 più a Moses, che comunque, raga, da quando Moses ha sempre fatto bene, perché non mi è mai dispiaciuto Moses, ma da quando è arrivato l'ufficialità di Hakimi, raga, Moses è diventato davvero, non lo so, probabilmente gli è venuto il pepe al culo e ha sfornato prestazioni ottime, tranne vabbè, ovviamente la finale, ma continuerò a ripetere, raga, in finale non ne salverò uno, però comunque Moses voto 6 più. Poi raga, arriviamo a Stefanino Sensi, cioè Stefanino Sensi come si fa a dargli un voto? Cioè io a Stefanino Sensi gli darei 8, però 8 basato su 3 mesi, su praticamente 9 mesi di stagione, e quell'8 è basato sui primi 3 mesi praticamente, perché poi raga, martoriato dagli infortuni Stefano Sensi, speriamo raga possa tornare al meglio come ci ha abituato nei primi 3 mesi di Inter, perché davvero era fondamentale raga. E gli ho dato un 6, gli ho dato il minimo indispensabile, perché comunque non posso dargli di più. Ho dato di più invece a Borja Valero, ragazzi, qua magari non venite a scannarmi, perché gli ho dato un 6 e mezzo, raga, a Borja Valero, non tanto perché abbia fatto una grande stagione, ma tanto perché a inizio anno, anche prima di iniziare il campionato, Borja Valero era un esubero praticamente, aveva già le valigie in mano, era già a Malpensa, pronto a prendere il primo aereo per qualsiasi destinazione, invece è rimasto, è stato zitto, ha lavorato e si è meritato questo 6 e mezzo al mio punto di vista, perché ha sempre giocato bene, addirittura ha fatto fare panchina Eriksen, ma quello anche per altri motivi, perché poi Conte sappiamo il rapporto che ha avuto con Eriksen, che neanche lo voleva, per cui sappiamo bene un po' com'è la situazione. Però comunque Borja Valero raga, sono contento della stagione che ha fatto, voto 6 e mezzo. Come sono stracontento io raga, leggo questo nome, impazzisco, Nicolino Barella, voto 7 per Nicolino. Raga, è finita la stagione, ma Barella lo troviamo ancora tra i campi dell'Italia e dell'Europa, ancora trottellare nei campi. Davvero, quanta energia ha avuto Barella questa stagione, un'infinità. Voto 7 a Nicolino Barella. E qua arriviamo al flop, molto probabilmente, di questo centrocampo dell'Inter, ovvero Christian Eriksen. Voto 5 e mezzo, raga, ma non tanto perché non è che mi sia piaciuto tanto questa stagione, ma tanto perché appunto ci si aspettava molto di più. Poi è vero, è sempre stato, come già detto, gli si preferiva Borja Valero, Brozovic trequartista, Barella trequartista, cioè Conte ha fatto di tutto pur di non farlo giocare, è evidente che Conte non lo voleva, voleva Vidal, hanno preso Eriksen, però, raga, lo abbiamo Eriksen, sappiamo quanto può essere forte, però purtroppo non è riuscito a incidere, non solo per colpa sua, però comunque non gli si può dare la sufficienza, secondo me, per cui voto 5,5. Poi, Agumé senza voto, raga, poche presenze per lui, cioè poche presenze, come normale che sia, quelle poche presenze giusto per prendere i minuti nelle gambe, per fargli un po' assaporare l'odore del campo, i primi contatti con i campi da calcio, voto, cioè senza voto, raga, però anche lui come Pirola, un gran prospetto, speriamo possa far bene nel futuro. Poi arriviamo a Brozovic, raga, Brozo. Quando devo dare un voto a Brozovic non so mai che voto dargli, perché Brozo alla fine è sempre stato uno che per tutto l'anno ha tirato il centrocampo dell'Inter, si è sempre puntato tutto su di lui, per cui è normale che magari ad alcune partite sembrava un po' svogliato, comunque stanco, però io non mi sento di dare un'insufficienza, gli do un 6 più a Brozovic, poteva essere un 6 e mezzo, ma ho deciso comunque di dargli un 6 più. 6 e mezzo che invece si becca l'ultimo centrocampista di questa squadra, ovvero Tonino Candreva, raga, la miglior stagione di Candreva da quando è all'Inter. Mi sembra 8 gol e tipo 9 assist, una roba del genere. Comunque non me ne ricordo bene i numeri. Grandissima stagione di Tonino Candreva, voto 6 e mezzo per lui. Passiamo, raga, agli ultimi 4 giocatori, ovvero reparto offensivo, perché già siamo a 15 minuti di video, già è troppo, raga, non mi voglio asciugare più di tanto. Alexis Sanchez, voto
6 più, ho scritto 6 e mezzo, ma ripensandoci gli darei un 6 più, 6 e mezzo mi sembra troppo eccessivo. Sanchez che sappiamo è stato infortunato per tutta la prima parte di stagione, quanto ci avrebbe fatto comodo Sanchez nella prima parte di stagione davvero non lo sapremo mai, ma molto probabilmente ci avrebbe fatto comodo. Comunque voto 6 più per Alexis Sanchez, perché comunque da quando è rientrato dopo l'infortunio ha fatto di tutto pur di essere riscattato, è stato riscattato, ora lo abbiamo a titolo definitivo, speriamo continui così. Grande Nino Maraviglia. Poi, Seba Esposito, voto 6, raga. A differenza di Agumé e Pirola, Esposito ha avuto molto più contatto con il campo, ha anche segnato il suo primo gol in Serie A contro il Genova su rigore, per cui raga, Esposito, voto 6, che speriamo negli anni possa diventare anche lui un gran giocatore, perché le capacità le ha tutte. Ultimi due giocatori, raga. Lautaro Martinez, voto 6 e mezzo, raga. Lautaro io gli avrei dato 7, ma nell'ultimo periodo, soprattutto nel post-lockdown, da quando c'è stata quella voce maledetta del Barcellona, Lautaro ha completamente perso la testa e quindi mezzo voto in meno rispetto a quello che gli volevo dare. 6 e mezzo, comunque, Lautaro stagione super positiva, ha fatto una gran stagione e speravo comunque possa rimanere anche lui. Arriviamo all'ultimo, ragazzi. Romelone Lukaku, voto 7 e mezzo, raga. Doveva essere un 8 questo voto. Se avessi fatto questo video, raga, a fine campionato, molto probabilmente Lukaku addirittura anche forse un 8 più si sarebbe preso, ma purtroppo, raga, qua non lo voglio attaccare, ma il gol sbagliato in finale e quel autogol che, vabbè, non è colpa di Lukaku, cioè lì è l'istinto che ti dice di mettere il piede, in finale di Europa League gli fanno abbassare il voto di mezzo punto, per cui da 8 che gli volevo dare a 7 e mezzo. Comunque raga, Lukaku, io non dico una parola su Lukaku, è 34 gol in stagione, io Lukaku, cioè chi lo attacca non capisce davvero nulla di calcio, perché davvero Lukaku stagione strabiliante, grande Romelone, e soprattutto riprenditi, perché raga è mezzo caduto in depressione dopo la finale, perché è stato comunque attaccato, si è sentito comunque lui colpevole della sconfitta dell'Inter. Romelu, non sei colpevole perché tu hai fatto quello che hai potuto fare, o i gol si sbagliano, cioè non sei prima a sbagliare i gol, per cui fatti coraggio, grande Romelu, voto 7 e mezzo, ripartiamo da te l'anno prossimo. Arriviamo all'allenatore, raga, poi concludiamo il video, 18 minuti, raga, vi ho asciugato troppo, scusate, davvero. Antonio Conte, raga, Antonio Conte, gli ho dato due voti. Il primo voto da allenatore sulla panchina, voto 6 e mezzo, perché dopo 10 anni ci ha portato a giocarci una finale di Europa League e siamo arrivati secondi in campionato, per cui alla panchina, raga, come allenatore, voto 6 e mezzo. Ma poi, raga, voto 5 per tutte le gli attacchi che ha fatto durante l'anno alla società, anche ai giocatori, tutte le uscite che non devono essere fatte, per cui alla fine se andiamo a sommare un voto totale verrebbe un 6, che è diviso con un 6 e mezzo voto sul campo e un 5 un voto al di fuori del campo. Lo sappiamo Conte essere uno che piange tanto, fa il piangino un po' così, è una roba che a me non piace tanto, però raga, come allenatore a me Conte piace. E appunto spero possa rimanere, si vedrà anche in queste ore, anzi si sta svolgendo, si dice, un incontro, io spero raga possa rimanere. Poi fatemi sapere la vostra nei commenti, raga. Concludo il video davvero, 19 minuti, mi scuso perché vi ho asciugato davvero troppo. Fatemi sapere se siete d'accordo con i voti che ho dato ai nostri giocatori. E iscrivetevi al canale se ancora non avete fatto, un bel commento, un mi piace, noi ci vediamo al prossimo video, che non so neanche quando sarà appunto, perché ho detto ormai è finito tutto, e noi raga, amala sempre.